Buongiorno a tutti, grazie a voi che ci seguite, ma soprattutto grazie a Fabio Franceschetti di Franceschetti Group, che ha accolto insomma positivamente la nostra richiesta di poter parlare con un interlocutore qualificato sul territorio per quanto riguarda le attività come bar e ristoranti. Il ritorno sulla domanda iniziale: come cambierà il servizio bar, il servizio di ristoranti? Come avete cambiato voi pensando che cambierà qualcosa? Cioè, come se ne viene fuori? Perché prima abbiamo parlato, rimoduliamo i prezzi in funzione del servizio, allineiamoci. Io parlo sempre di elevare il servizio, cioè sì, innalzare il servizio e conseguentemente... Se non vorrei essere stato interpretato male. Io dico, no, ma è stato abbastanza chiaro. Caffè a un prezzo... Se no diventa una guerra tra poveri. Un prezzo superiore con una tazzina migliore, con una miscela migliore. Vabbè. Però ecco, non possiamo sempre essere l'azienda... cioè la provincia che vende sotto costo, perché se no scappano al centro commerciale o nella... Tanto già da 100 clienti ne abbiamo persi perché abbiamo fatto il ragionamento di prima. Quindi bisogna innalzare la qualità, su questo non c'è dubbio, anziché fare la guerra di poveri, innalzare la qualità e vendere un prezzo ragionevole. E questo... Vabbè, questo può essere un piccolo aspetto che inciderà. È solo una parte. Sicuramente l'asporto aiuta. Ne abbiamo parlato. E sicuramente il fatto che possano fare del delivery. Okay, su questo, che sarebbe la consegna a domicilio. Questo è un dato in tendenza mondiale, cioè il prossimo anno, solo nel 2020, che siamo già chiusi, la crescita sarà del 40% su base anno, che vuol dire che è stata ovviamente del 100% in questi due mesi. I toast per quanto riguarda, che ne so, gli hamburger, quelle cose no, lì? No, non sto facendo un ragionamento di prodotto. Sto facendo un ragionamento di servizio. La gente si è abituata a comprare online? Sì, beh, gioco forte perché i negozi erano chiusi. D'accordo, cioè. Ma era già una preferenza e una tendenza mondiale. Cioè Amazon non fa affari in Italia solo perché ha il prezzo. Non ha il prezzo, si è inventata questo gioco di servizio, oltre al fatto di non pagare le tasse e quindi essere esageratamente competitivo. Sì. Però quello che viene apprezzato dall'utente è che sia portato a casa e, se possibile, ipervelocemente. È abituato e disponibile a pagare per il trasporto una cifra anche consistente, pur di averlo immediatamente. Questo poi, ovviamente, nelle fasce 16-28 anni è devastante. Cioè preferiscono questo tipo di servizio? Assolutamente. Però ormai anche le persone un po' age, o anche come me che non sono, sono sì age e anche magari poco tecnologiche, però insomma... ma anche vado, c'è il colpo di telefono, voglio dire. Cioè. Sì, vabbè, insomma anche l'Orba adesso fa consegna a domicilio, ci sono dei supermercati, però ecco, si sono abituati a comprare online e difficilmente perderanno questa abitudine facilmente, perché c'è paura del contagio, perché siamo abituati e perché va così nel mondo, cioè non è che Rovigo sarà indenne, quindi funziona così dappertutto. Magari ci arriva più tardi, però dici che ma adesso arriva. In qualsiasi caso bisogna arrivarci tutto e subito, perché se uno non parte sicuramente verranno soppiantati, darò Ferrarese e verranno fino a Rovigo, toh, mettiamo ecco. Okay. Nei confronti dei vostri... Io servo anche Rò Ferrarese, quindi... però insomma era per dare un'idea. Sì, magari quelli di Rò Ferrarese vanno a Polesella, piuttosto che se non si sveglia a Polesella si va a Ferrarese. Esatto, voglio dire che è una pratica che dovranno per forza adottare, che gli porterà del reddito se ben gestito. E poi voi, i migliori emergono sempre, ovviamente. Quindi voi fate qualcosa in questo senso? Cioè, mi stai dicendo che Franceschetti si occupa di consegne? È questo che stai dicendo? Allora, noi da 60 anni, abbiamo compiuto 60 anni l'anno scorso di attività terza generazione, abbiamo sempre fatto in grosso, quindi portiamo merce congelata al bar e al ristorante. Sì. La situazione è clamorosamente cambiata e comunque già da anni... I grossisti tendono a fare consegne ai privati, direttamente ai privati. Cioè, perché? Perché c'è questa richiesta del prodotto a casa. Bisognerà dico, fare un ordine importante come quello di un bar o di un ristorante? Sì, volevo spiegare la tendenza mondiale, possiamo vedere cosa abbiamo fatto noi o come la pensiamo, se non vuol dire che siamo insomma, come ci siamo strutturati.
Allora, al mondo neanche i centri commerciali stanno funzionando, stanno calando per tornare alla metratura media della superette, circa 200 metri quadrati. Della super? Si chiamano superette, i supermercati alimentari di circa 200 metri, ok? Perché c'è un ritorno, ci sarebbe un ritorno alla voglia di un contatto più epidermico, salvo questo momento dovuto al Covid. Al Covid. Okay. E non si prende la macchina, si va al centro commerciale, ma si va a piedi, in bicicletta, esatto. E si va in questo negozio che si chiama Superette. Sarebbero, okay. È la misura, cioè okay. la stabilisce. E alla, però alla spesa portata a casa. Cioè, ah, quindi io vado al Superette, scelgo le mie cose. Come una volta quando ti portavo a casa il pane, io mi però ricordo... siccome sono magari in bicicletta o sono di passaggio, me la porta a casa la persona, esatto. E me la fa trovare. Voglio dire, il fatto di portarla a casa su questo... è assolutamente tassativo. Ma noi siamo a Rovigo, se questo è un trend consolidato magari all'estero, nelle grandi città, noi questi servizi qui li facciamo per le persone anziane, per esempio. Ma no, se i miei ragazzi ordinano la pizza, ordinano te che ordina, cioè arriva merce tutti i giorni di qualsiasi natura. Cioè, quindi il... ho più vettori Amazon e Just Eat che fornitori. Cioè che sono in continuazione, Marco mio figlio, Aurora, ordinano qualsiasi cosa su internet. Noi dovremmo provare a invertire la tendenza e su questo ci siamo focalizzati, ecco, per aiutare i bar. E quindi anche i bar e i suoi ristoranti faranno, cioè, secondo questa indicazione, voglio dire, voi siete i fornitori di questi signori qua, gli date la materia prima, poi loro la trasformano, la vendono. Quindi anche secondo voi è inevitabile questo indirizzo? Sì, allora, secondo noi l'indirizzo è inevitabile. Ti dico cosa abbiamo fatto, io ti ho detto perché mi viene meglio. Insomma. Volentieri. Grazie. E ti dico cosa abbiamo fatto in questi due mesi, salvo... siete rimasti chiusi anche che voi? Rimasti, sì, certo. Noi abbiamo perso, come ti dicevo, 1.600.000 di fatturato. Non dicevo 8, che nel caso nostro valgono 8 posti di lavoro, che non vuol dire che li abbiamo lasciati a casa. Però vuol dire che l'azienda è come se avesse 8 dipendenti in più in questo momento, che molto probabilmente saranno 15 a fine anno, che è tanta roba. Okay? Quindi il problema per noi, come tutte le aziende, è enorme e va affrontato con raziocinio. Sì, calma e gesso, come si diceva. Esatto. E quindi io e Marco ci siamo concentrati sui nostri baristi. Adesso tu mi hai fatto le domande, ho più a cuore... i nostri baristi, i nostri ristoratori, che la mia azienda, nel senso, viene di riflesso, se vanno bene i baristi e i ristoratori... È la domanda che dicevo prima, esatto. Se parli di clienti, quindi, voglio dire, anche voi sarete preoccupati. Esatto. Quindi ci siamo focalizzati su come aiutare i clienti e come poter risolvere certe cose. Quindi, tornando al discorso, anche se io non sono un utente internet, ok, per dati di età e anche perché mi risulta più facile, ho 5 piegate, se ho bisogno di ordinare una cosa me la ordino loro. Punto, sì. Ma questo è diverso, ecco, dal fatto che si possa prescindere da questo. Succede che però per aiutare un barista o un ristoratore a fare il takeaway e l'asporto servono delle piattaforme efficienti che purtroppo costano tanti soldi, quindi abbiamo incaricato... Sì, che bisognerebbe che ci fosse per ogni singola attività, bar tizio, bar Caio, che loro si facciano il loro sito internet, si facciano un sistema di prenotazioni, eccetera. Sì, eccetera. Ma allora il sito internet, già insomma un sito internet è un migliaio di euro circa, se fa bene, se no uno può fare tutto, però insomma se fai male... C'è gente che, voglio dire, basa la propria presenza sul web con la pagina Facebook, esatto, per esempio. E sì, però non si gestisce in maniera regolare un flusso di richieste o di ordini al telefono, WhatsApp... Facebook. E quindi voi cosa avete fatto? E quindi appunto abbiamo creato una piattaforma mettendo insieme tutta la nostra esperienza del settore e coadiuvati veramente da 11-12 nostri clienti molto bravi che citeremo quando sarà il momento. Ma è già debuttata questa cosa, funziona? Siamo partiti la settimana scorsa e abbiamo già fatto 18 attivazioni. Se posso ti dico di siamo, che cosa cioè, immagino che sia al servizio di questo discorso, certo. Del takeaway, esatto, per il takeaway e per i delivery c'è sicuramente la necessità di siamo partiti dal presupposto che i ristoranti avranno meno tavoli,
Al bagno al mare avranno meno sì. lettini e meno tavoli, e al bar ci saranno meno tavoli, il banco praticamente si è accorciato. Perché il distanziamento sociale, finché c'è, ti dice che ci stanno meno persone su uno sì, spazio ma, fisico. Io sì. sono esageratamente propositivo, tanto è vero che abbiamo fatto un investimento importante in questo, su questa piattaforma. Sì. Però è altrettanto vero che in televisione dicono che potrebbe esserci anche una ricaduta a ottobre. Quindi ecco, non è che possiamo basare, o i nostri clienti possono basare i loro redditi in speranza che non succeda mai niente. Quindi ci dobbiamo attrezzare. Allora abbiamo creato una piattaforma, insomma, il fatto che l'abbiamo fatta noi, stavo dicendo, molto bella, molto funzionale, tagliamo tutto, ecco, che comunque aiuta a gestire i flussi di persone. Quindi, tornando al discorso principale, meno tavoli sì. per fare lo stesso incasso, o raddoppi il prezzo, che non ha senso e sì. non è possibile, o fai due turni di lavoro, o può darsi addirittura anche tre. Quindi succede che la famosa trattoria camionista sì. a pasto, prezzo giornaliero 13 euro, sì. se aveva 100 posti a sedere, e adesso faceva due giri in genere, faceva il giro 12 e mezza, 1 e mezza, okay, piuttosto che... E adesso ne dovranno fare almeno 4, o io direi addirittura anche 5. Sì, chi è che va a mangiare alle 4 del pomeriggio? Mangiano quelli che spendono meno, e in qualsiasi caso mangiano quelli che non hanno trovato posto prima o si spostano un'altra parte. Quindi siamo costretti, allora mettiamo che siamo un cantiere sì. e c'è una trattoria sola lì, la prossima 20 km. Va bene. Ok? È evidente che dobbiamo accontentarci, quindi avremo che gli operai vanno a mangiare a turno. Cioè, all'estero funziona così. Quando siamo all'inizio, questa è la cosiddetta flessibilità del lavoro totale, che riguarda anche la flessibilità che darà, del pranzo. Naturalmente sì. andrà a scapito della qualità del prodotto. Come quando andiamo all'estero che si mangia mediamente male o mediamente bene, ma sì. cioè non ci sono, salvo spendere veramente cifre importanti. Che magari è meglio che mangiare a casa nostra. Esatto, sì, però spendi 10 volte tanto. Delle eccellenze. Qui sì. da noi ci sono le eccellenze. Però è chiaro che tagliando drasticamente il numero dei posti è evidente che dovremo fare più turni. Più il ristorante è di fascia elevata, quindi avrà meno questo genere di necessità, perché aveva già dei tavoli distanziati. Certo. Lo stesso vale per il bar che vende lo spritz a 5 euro perché gli dà un servizio, ha meno difficoltà del bar che vende lo spritz a 3 euro con le patatine e un bicchiere da mezzo litro. Sì, ok. Okay? Ecco, questo era il concetto. Quindi siamo partiti da questo assunto. Per gestire più flussi di persone serve un software che ti dia i tempi di lavoro, cosa a cui barista e ristoratori non erano abituati, non sono abituati e non avrebbero capacità economico-finanziaria di affrontare. E quindi abbiamo pensato di dargli questo strumento che possa gestire, nel caso della ristorazione del bar, certi turni. Certo. E nel caso invece dell'asporto o della consegna a domicilio, sempre turni e orari certi. Ad esempio, se tu farai un ordine a uno dei nostri clienti che adopera questa piattaforma, il tuo ordine rimane attivo per 3 minuti, poi si cancella volutamente, perché vogliamo, cioè se io ordino l'insalatona e non ti risponde nessuno entro 3 minuti, vuol dire sotto sì, sotto è sì. meglio che tu ti rivolga un'altra parte. Ok, quindi cerchiamo di educare il barista a fare le cose fatte bene, bisogna che ti risponda entro 3 minuti sì. e se occupato nella fascia oraria ti dia la seconda opzione che tu, utente, saprai scegliere. Ma questo è per il take away o per andare a mangiare nel ristorante? Le due cose, è la stessa. Quindi praticamente io... Ha la stessa funzionalità, okay. cioè il ragionamento è sempre lo stesso. Okay. Il consumatore, tornando a un aspetto statistico commerciale, quando parlavamo sì. di Amazon, cos'è che piace di Amazon? La velocità, non è il prezzo, è la velocità. Cos'è che piace nel delivery o nell'asporto? Se arrivo che voglio comprare delle pizze d'asporto e abbiamo fissato alle 8, alle 8 e 3 minuti, no, è l'asporto, sì. alle 8 e 3 minuti sono già nervoso. Ok. Okay? La stessa cosa a casa, cioè le aziende si bruciano perché promettono un servizio pizza sì. alle 9 e poi arriva alle 10 e mezza, e poi se arriva alle 10 e mezza chiaramente avrà delle difficoltà, e quindi l'operatore dovrà diventare professionale, ma per diventare professionale deve essere A, guidato, ma a parte quello deve possedere degli strumenti
tecnici che costano una montagna di denaro. Ecco, noi abbiamo fatto questa piattaforma e che la diamo in canone mensile, una stupidità, cose commerciali vostre con i vostri clienti, voglio dire, senza investimento, ecco, questo era il concetto. Diciamo che è facile aderire a questa cosa perché sono i vostri clienti e poi vi arrangiate voi con loro. Esatto, okay. Sì, ma voglio dire, abbiamo evitato il discorso dell'investimento proprio perché in questo momento non c'è la possibilità. Quindi di praticamente mi sta dicendo che voi siete talmente convinti di questa cosa che vi siete fatti carico per conto dei vostri clienti, perché chiaramente i clienti sono quelli che non poi siamo fatti carico, Luca, è inevitabile, di certo, un investimento importante, quindi certo. Immagino che vi siete fatti carico, sì, certo, di uno strumento che dovrebbe organizzare l'attività di bar e ristoranti per uscire da quello che secondo voi potrebbe essere uno scenario abbastanza a tinte fosche. Cioè, se la situazione è quella che è stata detta, se il problema dovesse ripetersi, tocchiamo ferro, cerchiamo di essere bravi e di evitare ricadute, eccetera, eccetera, e se lo scenario appunto è quello di dipinto, di perdere i posti di lavoro, eccetera, bisogna assolutamente guardare il futuro in maniera diversa. Sì, e allora bisogna A, essere attrezzati. Sì. Non si può prescindere da questo genere di sistema di lavoro, quindi la nostra è stata una scelta obbligata. Dall'altra parte, il barista, il ristoratore, ma qualsiasi tipo di negozio, non deve intendere il suo business come era prima. Quindi è probabile che se prima facevo i tramezzini, adesso mi toccherà fare i club sandwich. Cioè, dobbiamo guardarla anche sotto il profilo delle opportunità. Io ho avuto la fortuna in questi 2 mesi di avere la famiglia tutta insieme, perché Marco abita a Ferrara pur lavorando qua. Quindi chiaramente abbiamo deciso di stare tutti insieme per avere... Adesso è più comodo, perché sennò eravate chiusi in regioni anche diverse. Però ecco, in questo periodo ci sono state le opportunità, abbiamo tutti quanti imparato a fare Zoom, a studiare al computer, fanno gli esami, quindi ci sono delle opportunità nel campo lavorativo, tornando al bar e ristorante, è chiaro settore. Che questo li vediamo, sono tutti i costi, sono abitudini che facciamo sempre fatica a passare da una zona di comfort a fare altre cose, ma daranno anche un sacco di opportunità, perché è chiaro che se tu hai un menù basato classico, da mezzogiorno l'una tortellini fatti in casa e arrosto di maiale, magari sei specifico, è andata bene fino adesso, ok? E continuerà, anzi è andato benissimo. Sì, sì. Resta il fatto che siccome non potrai più fare gli stessi coperti e tu non potrai vendere a 3 volte il prezzo, è probabile che tu faccia un menù diverso. Quindi potrebbe essere che magari fai anche il baccalà, che magari il baccalà, mi è venuto in mente adesso, perché io mangio il baccalà ma freddo, mantecato, che può avere un range di orari completamente diverso. Andiamo a Venezia, baccalà veneziani, baccalà mantecato c'è tutte le ore, quindi non è solo tutta negatività, sono solo strumenti diversi. Però in sintesi cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un grosso investimento per dar modo a questi nostri clienti di fare, senza ripetere, i delivery e poter gestire in una qualche maniera. Poi i bar e i ristoranti, soprattutto quelli di centro, soffrono normalmente la concorrenza dei centri commerciali e dei porta a porta. Porta a porta chi ti porta. Quindi rispetto a una volta che vendevano la bottiglia di vino, la bottiglia... Il bar. Okay. Cioè si andava al bar e si comprava anche la scatola di baci perugina e si faceva. In quel senso soffro in centri commerciali, nel senso che l'utente del bar non va più al bar a comprarsi la bottiglia di prosecco. Il bar fa solo la consumazione. Fa solo la consumazione. E lo stesso ristorante, quindi. No. Quindi noi abbiamo pensato di favorirli in tutto questa meccanizzazione che gli serve. La riorganizzazione proprio la riorganizzazione del lavoro. Del modo di lavorare per gestire e poi, il attaccando questo problema al problema dei porta a porta, dei centri commerciali, e anche cercando noi una valvola di sfogo di venduto, quel 1.600.000 famoso 8 posti, noi vogliamo creare altri 8 posti che siano in ambito software, in ambito vendita del software, ma abbiamo 8 posti che sono 4 camionisti, un magazziniere, un'impiegata, quindi non riconvertibili, quindi abbiamo bisogno di vendere i nostri prodotti
in maniera superiore. Allora abbiamo pensato di trasformarci, questo è stato difficile e pesante, di fare delle vendite ai privati ad un prezzo molto competitivo rispetto ai supermercati, riconoscendo una royalties ai nostri clienti che ci fanno da piattaforma o da subagente. Mi spiego meglio. Tramite la conoscenza del nostro cliente, il loro codice clienti, i cittadini di Rovigo, ma di Paolo, di Ferraccio, cioè delle zone di competenza, solo attraverso i nostri clienti potranno comprare e noi consegneremo a domicilio a prezzo di grosso, per esempio un prosciutto di Parma, no, ma non sarà una vendita diretta, gli diamo, lui darà il proprio codice cliente e i consumatori finali, tu, accederai al nostro sito internet. Ah, lo compro io. Quindi il nostro barista invece potrà, semmai invece, oltre che dire se siamo bravi o non bravi, bravo, riconoscimento per il fatto che vogliamo proprio cliente, procurare il reddito aggiuntivo, perché presso i nostri locali e presso i nostri menu virtuali, perché sui cartacei non si potranno più avere, quindi nel servizio, come ero dimenticato di dirti, che c'è anche il menu virtuale, tutti i suoi consumatori potranno leggere che questi prodotti o certi prodotti sono serviti da, e si possono, nel caso nostro, a Franceschetti, ma lì potrebbero mettere anche quello del caffè, cioè uno dice ok, mi compro un chilo di caffè anziché al supermercato, mi compro quello che non c'è al supermercato, magari più buono, ma un che prezzo è molto competitivo, che è quello del bar. E quindi questo spazio pubblicitario noi lo riconosciamo al barista o al ristoratore, perché chiaramente ci dà uno spazio, e questo gli crea reddito aggiuntivo solo per il semplice fatto di far piattaforma. Noi, piuttosto che pagare per fare vendita ai privati, potevamo scegliere strade diverse. Abbiamo voluto salvaguardare i nostri clienti, quindi andare dai privati, ma solo ed esclusivamente attraverso i vostri clienti, perché noi siamo un ingrosso. In questo momento faremo un ingrosso che va ai privati, che è molto trendy, quindi sicuramente di grosso successo. Poi ci sarà il problema delle consegne, i nostri costi sono diversi, ci dobbiamo adattare, e quindi grossa rivoluzione. Come si devono rivoluzionare i bar? Esatto. Quindi grandissima rivoluzione, però noi sempre con l'occhio rivolto al barista. Quindi potevamo rivoluzionarci, comprare dei camion piccoli per andare a fare le vendite ai privati, ci teniamo i nostri camion grossi per fare veramente l'ingrosso, e i clienti che vorranno comprare all'ingrosso, che ne so, del nostro vino, del nostro prosciutto, o un salume, o i croissant che mangiano la mattina che non possono andare al bar, potranno produrli a casa propria a un costo ragionevole e con la soddisfazione di tutti. Ecco, e su questo è stato il nostro progetto, e il Covid ci ha dato la possibilità di ragionare così, se no ci avremmo messo degli anni, solo perché è una tendenza di mercato. Invece questa vicinanza forzata, questi problemi così grossi diretti nostri da affrontare, abbiamo rovesciato il problema, ci siamo caricati del problema dei baristi, perché per noi risolvere il problema di un mancato introito, di un 50% del fatturato, di perdere 5 milioni di fatturato, la soluzione semplice potrebbe essere quella di dire ok, il 50%, anzi il 60% dei nostri collaboratori va in cassa integrazione, stiamo fermi un anno e andiamo a vedere il prossimo anno cosa succede. Noi questo non avete voluto farlo. Non vogliamo farlo, e conto che chiudiamo a uno o due in più. Chiaramente non a fatturato crescente, perché non ci sarà, però il fatto di aver investito nel software, abbiamo investito in comunicazione, insomma stiamo preparando tutte altre cose, e la riconversione anche al privato ha un impatto per la nostra struttura. Vuol dire proprio cambiare lavoro. Allora, se il bar, il ristoratore, un negozio di vestiti o il fioraio ragiona in questa maniera, si salva. Quindi sicuramente ne usciamo, sicuramente anche il bar e la ristorazione, però deve creare un menù diverso, perché avrà clienti diversi con esigenze diverse. Ma meno male, se non c'è entusiasmo, qualsiasi soluzione non è più una soluzione. Certo. E quindi è evidente che questi baristi devono incanalare le loro risorse umane, quindi questa voglia, su un mestiere nuovo. Questo è quello che sto dicendo. Sì, è il discorso della rivoluzione che dicevi prima, per quel... cioè, condividere con noi, con altri fornitori, con i clienti, quali sono, chiedere ai clienti. Nella applicazione che abbiamo fatto, piattaforma, nel menu, chi aderirà al nostro
la nostra piattaforma, dovrà accettare che il menu preveda la votazione. Cioè che noi, per aiutare il barista e anche per capire, perché il barista capisca, ma perché anche adesso il mondo va così, cioè sono abituati i consumatori finali a recensire, quindi se l'albergo Tal dei Tali aderisce con noi, ci sarà che il consumatore può votare e parteciperà a un concorso o premi la qualità del servizio, del prodotto, che, e questo aiuta moltissimo i ristoratori, il barista o il consumatore, cioè a migliorarsi nei suoi punti deboli, tra virgolette, ci sono punti deboli di oggi, magari tra una settimana tirato via i cetrioli. Due domande che mi piacciono, che ci ha inserito una società di consulenza che ci segue su queste cose qua, esatto, e che mi piacciono molto, sono anche, ad esempio, cosa hai trovato che ti ha stupito piacevolmente e cosa non hai trovato che ti sarebbe piaciuto trovare. Questo, tornando in termini di opportunità, la prima volta non ho trovato quello che volevo. Se questo qua, la domanda è il tiramisù, e me lo trovo 10 volte, diventa un'opportunità per quello. Certo, perché sa esattamente cosa... Sì, che con certi piatti è meglio metterci una porzione di tiramisù, perché tutti vorrebbero il tiramisù. Esatto. O se il prezzo è caro, bisognerà rivedere il prezzo e ragionare con degli esperti per capire dove con ristoratori esperti o ad esempio come noi, che noi possiamo intervenire con la formazione accollandoci questo, possiamo intervenire facendo, dando delle piattaforme, ok, ma dall'altra parte ci devono essere degli interventi economico-finanziari, ci devono essere anche altre cose. Noi procuriamo reddito aggiuntivo facendo la vendita di sponda e questo credo che sarà bello, ok, e a scapito di centri commerciali che sono più anonimi rispetto a un barista e a un... Che c'ha la sua faccia, che apre la serata tutti i giorni. O il ristoratore. Questo, potevamo fare, questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto la piattaforma. Adesso serve che non solo venga concessa la piazza, ma che quella che c'era, il costo sia tolto.